Salve a tutti ragazzi, io sono Insa, questo è il mio primo video per il canale di Spazio Games e sono qui con l'analisi di un altro personaggio di Overwatch. L'eroe che vi presenterò oggi con questo video non è niente di meno che il vigilante conosciuto come Soldato 76. In quanto ex comandante ed eroe di guerra creduto morto, Soldato 76 si presenta come un eroe misterioso e dotato di un arsenale all'avanguardia, con la quale porta avanti la sua guerra personale per esporre la verità sulla fine di Overwatch. Soldato 76 è un eroe offensivo che viene ritenuto tra i più semplici da utilizzare per le abilità classiche per un FPS, per la sua versatilità e il suo multiuso. Per quanto però abbia una stella di difficoltà e sia un ottimo personaggio con cui iniziare, per ottenere degli ottimi risultati in game, data la sua vita bassa, sarà necessario saperlo utilizzare al meglio e conoscere nello specifico le sue capacità. Partiamo dalle due abilità che molti sottovalutano, non rendendosi conto della loro importanza: lo scatto e il rigeneratore biotico. Queste due abilità, se usate bene, vi permetteranno di vivere più a lungo e di vincere scontri apparentemente impossibili. Con lo scatto sarete in grado di evitare il fuoco nemico con movimenti molto agili e di scappare nel momento in cui sarete con pochissima vita o se vorrete attirare l'avversario in una trappola. È anche molto utile per avvicinarsi agli avversari più velocemente. Fate attenzione però, siccome lo scatto termina nel momento in cui si effettua una qualsiasi azione. Questo vuol dire che non potrete sparare e correre in contemporanea. Invece, attivando il rigeneratore biotico, il soldato collocherà per terra un emettitore biotico che rigenerà la salute al soldato stesso e a chiunque si trovi all'interno dell'area designata da un cerchio di luce gialla. Questa abilità, oltre ad essere usata in situazioni di stallo, può essere molto tattica per recuperare la vita durante uno scontro e sbloccare una situazione. Può essere però utilizzato ogni 15 secondi. L'arma di cui si avvale il soldato è un fucile a impulsi. Il fucile è abbastanza stabile durante il fuoco automatico, ovvero mentre tenete premuto il grilletto. Ma per renderlo più preciso, per evitare di mancare l'avversario, è molto meglio sparare senza tenerlo premuto ma cliccando ogni sparo. È un'arma molto semplice da utilizzare che permette di fare degli ottimi danni sia a media distanza che negli scontri ravvicinati. Il fucile poi è in grado di lanciare dei razzi helix ogni 8-9 secondi. I razzi helix sono per l'appunto dei piccoli razzi in una singola salva, la cui esplosione danneggia i nemici nelle immediate vicinanze procurandogli dei danni discreti. I razzi sono molto comodi da essere utilizzati in combo con i proiettili classici del fucile per fare più danni e vincere gli scontri. L'ultima abilità del soldato ovviamente è la super, con la quale avrete la possibilità di attivare il visore tattico. Questa abilità attiva l'aimbot del fucile a impulsi, il che vuol dire che finché la super sarà attiva, il visore aggancerà automaticamente la mira sui bersagli all'interno della visuale. È consigliato utilizzarla con intelligenza, in particolar modo quando vi troverete a fronteggiare più avversari in gruppo. Consiglio poi a tutti coloro che utilizzano questo personaggio di giocare con una sensibilità alta per riuscire a sfruttare le abilità al meglio e di non restare negli scontri se la vita è molto bassa, a meno che non siate supportati da un personaggio di supporto. Bene, il video è giunto al termine. Spero che la mia analisi vi sia piaciuta. Vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensiate e chi vorreste vedere nei prossimi video. Un saluto e a presto!